benvenuti a un'altra puntata Unboxing TG591. Dopo aver aspettato una bella estate, aver fatto un sacco di unboxing, oggi quest'anno abbiamo un'occasione di presentare un altro titolo a tale stile, un altro game come ha fatto Patarsi in panna contro un seguito, sta uscendo con un seguito. Ovviamente io non mi piglio l'estano, mi piglio le colletto. Vi ricordate che ho fatto un unboxing della Mille Edition con la bella biondona, con la spada della Tarsilia 1 che faceva la fatica poi a finire il game e non l'ho finito, non si è passato quasi un anno? Benissimo. Grazie di video dopo aver sfiga avuto. Sono uscito a procurarmi la collettro di Tarsilia 2. Parlo della Judgment Edition. Da tutta questa bellezza che ricorderà sicuramente le dimensioni tra la 1. Questo non ti frega nulla. Ah, questo colletto diciamo che mi è piaciuto molto per il fatto che riscale molto fedelmente la precedente. Potete vedere. Ecco, quello che c'è scritto. Della Luxer Crens, che non so come il cazzo si pronuncia, però è la Collector Edition. Collector vuol dire che è molto numerata, anche perché ma Dynamica ci hanno fatto delle edizioni molto tirate con le Collector. Ben venga, vuol dire che è veramente una cosa da collezionisti. Allora, cosa vi faccio vedere? L'unboxing, giustamente, è una special unboxing. Come vedete, anche ho tutto classificato qui, come però non sono ammazzato cosa che c'è dentro. Però vi faccio vedere tutta la sua bellezza. E di tutto qui vediamo principalmente dei, come dire, i personaggi, i protagonisti. Questa volta non c'è più Mille e Giuda come protagonista, ma questo giovane ragazzo chiamato Luger Krennic, che sarà il protagonista. Tutto volta vedete la faccia nera, perché lui, come annunciato, almeno non so come funziona, può trasformarsi in qualcosa di nettamente più potente. Allora, quello che abbiamo fatto come prova, abbiamo la Tuman. Ecco, noi dobbiamo aiutare questa mozza già qui, che non so chi è, non mi ricordo bene, ma mi interessa vedere il game e mi piace molto. Parliamo di personaggio. Qui vediamo il lato umano, quindi siamo alla versione potenziata. Praticamente in discesa è uno scatolone che mi sembra anche bello rigido. Qui dietro invece preannuncia la trama, cioè quella che serve praticamente come il retro dei gaming. Questo qui invece sono quello che contiene un game, i CD musicale, una steelbook, la figure del nostro protagonista, un orologio che sembra che c'entri molto con la trama e un notebook. Non mi ricordo che c'è un notebook, vediamo. Sì! Indovinato. Allora, andiamo un po'. Come ci presenta? Beh, qui tra l'altro rispetto ai fiori, quella roba per particolare che era simbolo di Milo, che abbiamo gli ingranaggi, per cui probabilmente è un richiamo abbastanza forte del nostro orologio. Allora, cartoncino bello robusto, mi è arrivato anche bene, e ringraziamo il cielo che ci è arrivato bene, che cacchio. Allora, spacchettiamo, come suol dire. Ah, non c'è neanche bisogno di fare la bicicletta. Porca di quella animale mi schiaccia. Ecco qua, come potete vedere, in tutta questa bellezza estrema, senza parola, vediamo che è un cartonato bene. Ma vaffa, vediamo qua. Dunque, già lì c'è la lingua, già mi fa paura perché non la voglio rovinare. Vedete? Allora vediamo il contenuto. Vabbè, di sé è un cartoncino semplice. Poi già che me lo fa vedere, diciamo, sembra che è anche ben incastrata la pagina del game. Benissimo. Dopo vediamo com'è. Cosa conterrà dentro? Prima cosa che vedremo. Ok, vabbè. Ciao, la prima cosa che mi fa vedere è questa coppanetta, sembra Tarsilia 2 dorato con un basso rilievo, direi, in cavallo.
Anche se anche la custodia vellutato, che lusso, con il lago, figo! Non ho mai visto con una roba del genere. Fatto un amico bandai. Io sto già sparando cosa c'è dentro. Uno contro cazzi di orologio. Cioè, vedete, io trovo questa cosa, ma è presa un cacco. Figo, è lato qua dietro. In tutti i dettagli vediamo gli ingranaggi. Fatto bene. Facciamo. Qui vabbè, ovviamente il logo e tale uscita 2. Come che ti apre? Cioè, qui abbiamo l'orologio, le 12, le 3, le 6, le 9, che praticamente ovviamente indicherà gli orari normali. Poi il fatto che faccia anche se vada timer nel game. E poi abbiamo uno specchio. Potete vedere. Ora ci vediamo. Visto? Ciao! Guarda come ci vediamo allo specchio tranquillamente. Questo è un bell'orologio. Vi dico che è pesante anche, ma vabbè, non troppo le maniche. Non posso mi metto dentro. Oddio, che bello questo orologio. Questo qua lo chiudiamo, lo mettiamo via con amore, passione. Se rompo lo specchio sono dannato dalla sale, non mi vorranno più vedere i game. Che abbiamo qua? Guarda questo. Ah, bene. Questo 4 piastre, questo blocchetto, sono i manuali. Va bene. Ecco, questo qui è già quello della versione Day One, anche come cover. In cui farò un unboxing a parte. Da un po', cioè, beh, qualcosa di... Cosa abbiamo? La steelbook! Quanto è puzzoso! Questo qua è la steelbook, rappresenterebbe il gatto. Rollo, che sarebbe il gatto del protagonista. Vedete, in tutte le sue belle tre espressioni, tipo... Offeso! Ciao! E dormiglione. No, aspetta. Non è una semplice steelbook, ragazzi. Questo è... Vabbè, qui ci sono i codici... soliti codici per avere i punti. Da quanto? 1500 per avere qualche esportazione sconto nel loro sito ufficiale. Qui cosa abbiamo? Aspetta che gira meglio. Abbiamo, come detto, dentro e classic book. Poi dentro vediamo il gioco. No, questo è la colonna. La colonna sonora. E il gioco. Vedete, è fatto in modo molto bello e preciso. Devo dire che mi piace questa cosa. Cioè, una classic book viene fatto la book game. Ora veniamo al piacere degli estremi piaceri. No, aspetta, ma c'è qualcosa d'altro in più. La facciamo? No, che si è fatto? Estremamente grosso. Ecco, l'artbook, di tale sia. Cartonato, sembra una guida quella per vedere i dinosauri quando ero bambino. Ecco, vedete già i personaggi. Il testo in inglese, per cui vi arrangiate. Oh, molto bello. Ci sono anche le emozioni, cioè le immagini, scene, immagini di attacchi arcana, le loro modalità trasformative, c'è di tutto, vedete. Per esempio Luger. Sì. È promettente anche le loro alternative skin. Ecco come si chiama la ragazza che vogliamo aiutare, Elle Marta. Milla in tutto il suo cambiamento splendore diventa anche più carina. E mi piace. È la Milla version combat. Wow! Tisfo! Interessante. Questo qui vedete dietro c'è il bello grosso che lo vedi a 3000 metri. Il nome te lo scegli a 2.
di solito che tocca in questo canale in concept art, perché è un artbook. E ci vediamo qualcosa di più, per quale motivo si chiama Collector, ovviamente per il fatto che c'è qualcosa di particolare. Che riesco a tirare fuori, magari si incastrisce. Ecco la sensazione che sia incastrato. Perché si è incastrato, io ti do madonna. No, scende, scende come? Wow! Bestia! Guarda come era tale Sicilia 1! Mitico! C'è la confezione con la screen, cioè con proprio... Tale Sicilia 1 ha già scritto Mila Maxwell. Questo qui tra l'altro c'è scritto... Dutcher Will Krennic. Vabbè, che bello! Qui come era Mila che c'aveva il nome, il protagonista. Questa è proprio una bella colletta, veramente. Fichissimo. Allora... Oh. Dai, ce la possiamo fare. Ed ecco a voi il motivo per cui si chiama Lucia Liscio, perché c'è la sua figura. Mi sto un attimo splendendo. Ah. Ecco qua, vediamo se riusciamo a tirare fuori senza far danni. Cosa improbabile, ma beh, ci provo. A meno io ci provo, che cazzo. Vedete, in fondo c'è anche il richiamo del simbolo di prima, andiamo nel cavolo. Vedete, qua? È quello che c'è qua in fondo. Diciamo che la cosa mi piace. Ci è mantenuto molto stile c'è lo Sicilia 1. La collector, ovviamente. La Mila Maxwell Edition. Benissimo. Cosa proporrà questo? Vieni qua, amore mio, vieni. Vedete? Ecco, questo è lui. In fondo c'è il classico simbolo che abbiamo visto prima degli orologi. Ora, oh, piumette. Le spade, questo qui ne ha due rispetto a Mila che ne ha uno. Vedete, fatto il minimo dettaglio, fatto con una precisione assurda. Anche i dettagli a cravatta, cioè addirittura... Cioè, diciamo che tu qua rispetto a quella Mila è molto più dinamico come figure. Bellissimo. Ok. Vediamo un po', non so cosa dire. Ah sì, il fatto che lui... Che le sue armi sono... versate, può diventare un mitra, un fucile, un martello, può diventare tutto. Peccato che lui è pieno di debiti. Sarebbe la bellissima collector di Jude. Jude era anche diventato, già passato un bel po' di anni di Luke. E ma boh, che devo dirti, questa era la mia unboxing di Tale of Sicilia 2, la Luger Collector Edition, per cui no, da qui è molto limitato. Se avete riuscito a prendere, non vendete a vestimento, fatto aumentare un po' di denaro perché ne varrà molto in tutto il tuo splendore. Beh, da parte di Jude e Zinga, il canale di Zinga 91, ringrazio tutti per aver visualizzato il mio canale e il mio video. Questo è tutto, al prossimo unboxing, al prossimo video, al prossimo quel cavolo che volete. Di Zinga 91, le shock baby, tattimi bene e buona partita. Dimenticavo, fate un po' di soldi perché ne avrete parecchi skin e potenziamenti per Tale of Sicilia 2. Come ha fatto per Sicilia 2? 1. Tattimi bene a tutti, buone partite, ricordate che il mondo sociale è cattivo, i videogame sono molto amichevoli. Ti disincono tu, no?